oggi festeggeremo un evento, un centenario del nostro dottore, professore Sebastiano Giannini. Anni del signor Sebastiano e tantissimi auguri. Il rapporto tra operatori anziani e dirigenti anziani, li facciamo sentire come fossero a casa loro. Offriamo tanto amore, tanto affetto, tanta generosità. È Famiglia. come una grande famiglia, è come una grande famiglia. Per 27 anni ho insegnato a Cavizzi il primo anno, a Bistretta, a Reitano, a Santo Stefano, a Sant'Agata, a Cavodorlando, a Brolo, a Tusa, a Marina di Tusa, a Pettineo. No, cosa rappresenta questo giorno per lei? 100 anni, cosa rappresentano per lei? Rappresentano una cosa nobile, perché ho trovato dovunque sono stato della gente superiore a me. È quello che io devo ricordare fino all'ultimo, è proprio San Pio del dottore Nocera. Come si vive qui? Come si vive? Si vive da Pascià. Quando uno fa questo tipo di attività e lo fa con amore al servizio della gente, questo è il massimo risultato che uno può, è la massima soddisfazione che si può avere. Io ho avuto i genitori che per oltre 20 anni hanno avuto bisogno di sostegno perché erano nella sedia a rotelle, per cui ho voluto attivare questa casa di riposo per una riconoscenza anche ai miei genitori, per cui io sono soddisfatto, sono contento. Ho capito una cosa, che anche sugli operatori che operano qua, se un operatore arriva e nessun anziano si avvicina, vuol dire che non è adatto per questa struttura. Auguri. Auguri.